accogliente madre della cittadinanza rispetto appunto al luogo in cui si trovava. La particolarità appunto è che ci sono vari elementi che ricordano l'architettura fascista, in alcuni casi addirittura quella nazista, perché all'interno delle capriate che decorano il Duomo ci sono delle svastiche. Questo non significa però, non c'è un immediato ritorno al nazismo, il problema è che il nazismo ha mutuato dei simboli come la svastica dall'impero romano, che appunto la svastica è indice del sorgere del sole, quindi è un po' forse d'effetto per chi non ci ha abituato, però state tranquilli perché è una cosa... Città democratica. Sì, siamo in una città... Non ha riferimenti politici. No. All'interno di una cappella del Duomo è costituita una colonna del Tercio di San Paolo, perché San Paolo è stato qui e che è un ritrovamento subacqueo, quindi è veramente, nessuno lo sa, pochi lo sanno, ma è veramente una reliquia di interesse storico notevole, per cui una colonna dell'antico Tercio di San Paolo ritrovata nelle nostre coste. Allora, entriamo sperando che la messa sia terminata, così insomma vediamo un attimino anche gli interni perché sono molto belli. Scusi, le posso fare una domanda? Sono un giornalista, è un gruppo da dove arriva? È un gruppo facente parte dell'Università Mediterranea di Crotone. Ah, di Crotone? Sì, è qui con noi anche il... Che itinerario state facendo? Due secondi, vi ve la rubo. Sì, abbiamo... visitato Scilla, il castello e Chianalea, adesso vediamo il Duomo e poi vedremo il museo di Reggio Calabria e gli scavi di Piazza Italia. Ecco, è un viaggio organizzato e quanti sono i partecipanti? È un viaggio organizzato, sono circa 60 partecipanti. Tutti dal crotonese? Sì. Va bene, grazie. Arrivederci. Salve.